Ciao a tutti, buona giornata. Iniziamo una nuova settimana. Se sarà difficile o facile? E oggi è sabato 9 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Figli da tenere d'occhio. E anche l'amore. Nulla di realmente problematico in questa giornata, con la Luna in seconda casa che vorrebbe tirare i cordoni della borsa, mentre la vostra mania dello shopping e il gusto dell'eleganza li vorrebbe aprire, sfarfalleggiando tra e i negozi, dove voi amanti delle cose belle, li lascereste volentieri andare. Sarà braccio di ferro tra voi e la bianca signora, ma col concerto di astri gentili che dal cielo suonano per voi melodie dolcissime, sicuramente ve la darà vinta. Lasciandovi acquistare tutto quello che vi pare. Qualcosa di elegante per la casa innanzitutto, ma anche alimenti organici e integratori per il benessere di tutta la famiglia. In più qualche indumento, meglio di calibro vintage, proprio quelli che i vostri figli adolescenti vi rubano dall'armadio. Sono loro, neanche a dirlo, il punto critico della giornata, bravi ragazzi intelligenti e giudiziosi, ma sulle loro compagnie qualcosa da ridire c'è, e non poco. Parlate loro con dolcezza, facendo leva sulle belle esperienze condivise e su valori tradizionali, punto fermo e cardine di tutta la famiglia. Nel rapporto di coppia è in atto una trasformazione, un cambiamento. Non è detto che questo debba essere necessariamente positivo e potrebbe necessitare della vostra attenzione e del vostro buon senso per operare le scelte giuste e corrette. Alcune coppie potrebbero separarsi di comune accordo disfacendo progetti e allontanandosi reciprocamente. I single si potrebbero sentire bloccati e arenarsi in situazioni anche banali e relativamente semplici. Certi giorni avete poca fiducia in voi stessi, ma oggi siete all'apice. Siate ottimisti e fatevi conquistare dalla speranza. Concedetevi presto un periodo di riposo, lo stress si sta accumulando e non vi giova. Innamorarsi non è un dramma anche se vi sentite frastornati e avete paura. Vivete questo momento con gioia. Per un amore che va a un altro ne sopraggiunge, perché vi demoralizzate? In fondo è solo un breve periodo che passerà presto. Siate riservati e non preoccupatevi di qualche pettegolezzo. Quello che conta è non confidare a nessuno i vostri segreti. In amore le rivincite sono concesse ma non sempre producono buoni frutti, vendicarsi di qualcuno che si è preso gioco di voi non è proprio il massimo. Piuttosto cercate di essere più voi stessi. Apritevi agli altri, mettetevi in discussione e affrontate un cambiamento radicale che si impone nella vostra vita. Non siate pigri e datevi da fare. Fiori e bigliettini romantici. Questo vi manca in questo momento. Preferireste qualche attenzione in più da chi è da un bel pezzo che non vi fa più sentire il suo calore. Sarai attivo, svelto, loquace e particolarmente curioso. Buone notizie. Possibili guasti all'auto. Soddisfazione se sei un artista o hai a che fare con il mondo artistico. Momenti dolcissimi e coinvolgenti in campo sentimentale. L'amore o la vera amicizia non sono comandati da leggi fisiche e questa sera ne avrete la prova. Un pizzico di fantasia sarà quanto vi occorre per trovare la soluzione a un problema di lavoro. Un lavoro eseguito bene costituisce sempre un'ottima pubblicità, soprattutto per le vostre capacità. Un cielo luminoso vi attende. Il vostro astro prediletto, Venere in Sagittario, vi dona benefici indubbi di equilibrio intimo, di benessere, di facile accordo nei rapporti interpersonali, specie se siete nati in settembre. In famiglia può esserci una fase di confronto in cui dovrete mediare e cercare soluzioni il più possibile ampie e condivise. Per quanto riguarda i personali piaceri, il vostro benessere passa attraverso la musica. Con l'ascolto del vostro autore musicale preferito, con il canto, ma anche con la tecnica del karaoke, le danze di ogni genere. I concerti, vi riempite l'anima di soddisfazione. In questo periodo c'è un forte stress nella coppia. Evitate inutili discussioni e non prendete in vela se qualcosa non va come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite particolarmente creativi, potete progettare nuovi lavori, ma non infilatevi in situazioni troppo complicate. Forse dovresti aspettare domani per soddisfare la tua voglia di evasione.
ma non mettere una pietra sopra il tuo desiderio di vacanze, anche se per oggi rischi di restare in città. Non ci rinunciare. Una volta che ti sarai reso conto di essere messo alla prova, ti risulterà più facile fare i cambiamenti necessari e partire nella direzione che vorresti. Volete sempre dare un senso a tutto. Non ammettete di non comprendere fino in fondo l'atteggiamento di una persona, il perché sia avvenuto un determinato avvenimento. Questo vi porta a rimuginare troppo, a porvi troppe domande, a non sentirvi in piena sintonia. Ma non potete farvene una colpa, perché non è la vostra, quasi mai. Certe cose saranno più difficili da accettare, ma ce la farete. Sabato nel complesso anonimo, l'unico aspetto favorevole è il doppio trigono di Giove e Saturno, in segno d'aria come il vostro, intercettato però da Urano che gli fa perdere parecchi punti. Sempre spendacciona la Luna quando si tratta di moda e golosità, ma solo gli acquisti per la casa si riveleranno davvero azzeccati. Amore ed Eros, figli indisponenti, sembrano darvi retta e poi fanno di testa loro, rendendovi più nervosi del dovuto. Nell'adolescenza ci sono passati tutti, anche voi, e forse non ricordate la pazienza che i vostri genitori hanno dovuto portare con i vostri colpi di testa. Famiglia complice e affettuosa, carinissimo anche il quattro zampe che vi fa un sacco di feste non appena accennate una carezza. Nel letto ne voglia di trasgressione, ma sesso e sentimento viaggiano in direzioni divergenti. Il vostro temperamento conciliante vi aiuta a superare un momento di impasse col vostro partner. La delicatezza di tocco che Venere vi ispira, trovandosi in splendido aspetto dal segno con cui condividete ottimi rapporti astrologici il Sagittario, ristabilisce la concordia e riporta la tanto desiderata armonia. Ottimi primi approcci erotici per i single giovanissimi. Lavoro e denaro, bene il lavoro, nonostante le vostre paranoie, se in passato un errore c'è stato, ormai siete gli unici a ricordarlo, perciò mettetevi tranquilli, con i colleghi andate d'accordissimo, tutti vi apprezzano e qualcuno vi ammira anche al di là delle qualità professionali, con un corteggiamento sempre più evidente. Meglio ancora in proprio, specie se vi occupate di moda o di ristorazione dove, grazie all'abilità del cuoco e alla raffinatezza del locale, riuscite ad attirare parecchia clientela. Un filo arrischiate gli investimenti, non lasciatevi abbindolare. Otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici e favoriranno dei nuovi progetti che vi stimoleranno a dare il meglio nei momenti più difficili. Un frizzante Mercurio nel vostro segno vi dà la possibilità economica di spendere senza preoccuparvi troppo e avendo una sensazione di completa libertà, specie se siete nati dal 27 al 30 di settembre. Farete acquisti di cui sarete soddisfatti e che appagheranno soprattutto il vostro buon gusto estetico. Benessere, forma fisica un po' appesantita da diversi mesi di assenza in palestra, ma ormai siete sulla buona strada per rientrare nel peso forma e nella taglia perfetta per le vostre proporzioni. Sia allo sport ma con sale in zucca, attenti agli stiramenti muscolari. Ti piace essere in salute, mangi sano e speri di non esagerare quando stai con gli amici. Arrivi alla sera con tante energie, dimostri di essere un ventenne anche se hai superato al trentino da un po'. Per lei, divina in cucina, soprattutto stasera che avete ospiti, decisi a strabiliarli con la vostra creatività, carosello di ricette inimitabili una più buona dell'altra. Per lui, innamoratissimi di una dolce fanciulla, le cui parole poetiche vi mandano in brodo di giuggiole. Attenti però, valutate con cura il carattere di sua madre, tutt'altro che zuccherina. Invecchiando andrà a somigliarle. Colore delle emozioni, giallo canarino. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.